manifestazione che si terrà sabato 2 giugno a Roma, si chiama La Repubblica Siamo Noi, per dire molto chiaramente che la Repubblica non è assenza di monarchia, ma è res pubblica, cosa pubblica, e quindi in piazza ci sarà il Movimento dell'Acqua, un anno dopo la straordinaria vittoria referendaria, il cui esito continua a essere disconosciuto dalle istituzioni. Ci saranno tutti i movimenti in lotta per i beni comuni in questo paese, e proprio i tragici avvenimenti di questi giorni nell'Emilia, il terremoto, daranno ragioni ancora più profonde a quella presenza in piazza per dire che c'è un altro modo di uscire dalla crisi, che è quello dell'abbandono delle politiche liberiste che la crisi hanno provocato, e invece l'attenzione alla cura del territorio, alla cura dell'acqua, alla riappropriazione sociale di tutti i beni comuni e alla costruzione di una nuova democrazia. Un anno fa 27 milioni di donne e di uomini hanno votato sì a due referendum sull'acqua, costruendo la più grande coalizione sociale degli ultimi decenni e mettendo in campo un protagonismo sociale dal basso che non si vedeva da moltissimo tempo. Quel referendum continua a non essere rispettato, le privatizzazioni proseguono, i governi che sono succeduti continuano a non riconoscere, come se si fosse passato dal privato e bello che ci raccontavano qualche anno fa al fatto che oggi ci dicono: bene, abbiamo capito che voi non siete d'accordo, ma vi diciamo che il privato è obbligatorio e ineluttabile. E cioè come se si dicesse che siccome esistono queste divinità che sono i mercati che tutto governano, le esigenze dei mercati prevalgono sulla democrazia. Noi siamo qui oggi per dire che invece un altro modello sociale è possibile, e nasce esattamente innanzitutto dal riconoscimento del voto referendario e dal rispetto della democrazia, perché un voto costituzionalmente garantito non può essere scippato. Grazie mille, anche per...